Buongiorno, benvenuti. Riprendiamo questo ciclo di seminari di storia parlamentare che la Scuola Normale Superiore di Pisa organizza in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna e con la Camera ed il Senato. È un'occasione particolare, come sapete, perché è onorata dalla presenza del Presidente della Corte Costituzionale. Quando organizziamo il seminario ancora non lo era, e quindi è una felice coincidenza che il seminario sia avvenuto nel momento in cui c'è formalizzata questa nomina. E colgo subito l'occasione per ringraziare il Presidente che è voluto venire alla scuola nonostante i suoi impegni. Come sapete, questo ciclo di seminari quest'anno ha avuto un'articolazione in due parti: una parte di carattere più giuridico-istituzionale che si è svolta al Sant'Anna e una parte di tipo più storico-istituzionale che si è svolta invece alla scuola. La parte di tipo storico-istituzionale ha riguardato il tema della decretazione di urgenza. Abbiamo fatto la prima parte di questo seminario nella primavera scorsa, dedicandola alla questione della decretazione di urgenza nella età del primo fascismo, e come è evidente il tentativo è quello di collocare in una prospettiva storica una questione come quella della decretazione di urgenza, che sotto la spinta dell'attualità è diventata una questione rilevante per i nostri processi decisionali, per i processi legislativi, e il tentativo appunto è quello di meglio capire attraverso il confronto, la comparazione con quanto è accaduto nel passato. Il seminario di oggi è dedicato alla decretazione di urgenza nella fase del centrismo postbellico, 1948-1958, e ne parlano alcuni studiosi particolarmente qualificati su questo argomento. Non sottraggo assolutamente tempo al dibattito, anche perché non è certo il mio campo di studi questo ambito, questa materia. Mi limito solamente a ricordare che vi porgo i saluti a nome del direttore della Scuola Normale, che non può essere tra noi perché ha un impegno all'estero organizzato da parecchio tempo, si trova in estremo Oriente, ma appunto a nome suo vi porgo un benvenuto a tutti voi, ai nostri relatori, un cordiale quindi augurio di buon lavoro. Il seminario organizzato in maniera molto, molto semplice: gli intervenuti, secondo l'ordine alfabetico, proporranno il loro argomento, e quindi il Presidente della Corte, professor Gaetano Silvestri, chiuderà il nostro seminario. Ho quindi il piacere di dare la parola per iniziare gli interventi al professor Sabino Cassese, che ormai da diversi anni è con noi e che è un po' l'anima di questi seminari. Grazie molte. Nel 1963, 50 anni fa ormai, è accaduto un fatto memorabile nella storia della scienza italiana. È accaduto cioè che un political scientist, cioè il cultore di una disciplina che praticamente non esisteva, abbia unito a sé le forze con uno statistico e con un giurista, producendo un libro sul Parlamento italiano. È una cosa memorabile perché la scienza politica non esisteva e poi si è chiusa quando si è sviluppata nei suoi steccati e non dialogava con le altre discipline. L'altra cosa interessante di quel libro del 1963 sul Parlamento è che vi abbia contribuito un giovane pubblicista, Alberto Predieri, che ha dedicato appunto il suo contributo alla produzione legislativa. In questo contributo lui faceva una distinzione che poi è diventata un po' un classico dell'analisi della materia, tra leggi e leggine, e
C'è un'altra cosa interessante di questo contributo, è che in questo contributo, scritto a ridosso del periodo che noi dobbiamo considerare, 1948-1958, non c'è quasi una parola sulla decretazione di urgenza. Cioè un osservatore attento come Alberto Predieri, che scrive insieme con Somogi e Sartori il libro sul Parlamento, a ridosso di questo periodo non menziona come un fatto importante della produzione legislativa la circostanza che esista il decreto legge, la decretazione d'urgenza. E allora questo ci spinge un po' a interrogarci su i decreti legge di questo decennio sotto il profilo della quantità e della qualità. Sotto il profilo della quantità, comincerò con un'osservazione scherzosa di uno studioso che un giorno ha scritto: se torturi i numeri abbastanza a lungo, confermeranno qualsiasi cosa. Ora, un'affermazione di questo tipo non è necessaria per i numeri, perché i numeri di quest'epoca confermano, senza bisogno del ricorso alla tortura, un fatto molto semplice, e cioè lo scarsissimo ricorso alla decretazione d'urgenza in queste due legislature. Nelle due legislature sono state pubblicati 89 decreti legge, dei quali uno non è stato convertito nel periodo, quindi con un tasso di decreti legge circa di un decreto legge al mese. Perché voi abbiate un'idea di che cosa è accaduto dopo, perché ogni fatto storico si capisce se lo si contestualizza e se ne vede il percorso complessivo, vi ricorderò che a fine secolo si arriverà a 30 decreti legge al mese, quindi da 1 a 30, mentre nella sedicesima legislatura, cioè una data vicina a noi, si ritorna a poco meno di 2 decreti legge al mese. Poi vedremo che dal punto di vista qualitativo le differenze sono notevoli. Voi naturalmente non siete forse in grado di vedere con precisione questa tabella, ma questo è il grafico della... non c'è lì, e non so se riesco a... ma dovreste cercare di vederlo qui. Questo è il grafico, queste due linee vi indicano l'andamento dei decreti legge, e l'una linea, la divaricazione, è data dal fatto che ci sono i decreti legge e i decreti legge convertiti. Quindi, come è stato scritto, c'è un crescendo rossiniano della decretazione d'urgenza. Già nel passaggio dalla quinta alla sesta legislatura il numero dei provvedimenti adottati quasi raddoppia, da 69 a 124, per poi aumentare vertiginosamente soprattutto a causa dell'imporsi del fenomeno della reiterazione, che terminerà soltanto il 24 ottobre 96, data di pubblicazione della storica sentenza della Corte Costituzionale numero 360. La sentenza giunge agli inizi della tredicesima legislatura, apertasi con 88 decreti legge in attesa di conversione, dopo che la dodicesima legislatura ha segnato una vera e propria apoteosi dei decreti legge. Ne vengono emanati 669 in poco più di 2 anni, il che significa quasi un decreto legge al giorno, per l'esattezza 0,87, festivi compresi. Ecco, per valutare il numero dei decreti legge bisogna naturalmente inquadrare il periodo temporale 48-58 in un arco di tempo più lungo, e vi ho illustrato quello che è accaduto dopo. Però è anche importante vedere quali sono gli altri strumenti di produzione legislativa, perché c'è una correlazione tra legislazione e decretazione d'urgenza. Ebbene, nel periodo 48-58 noi abbiamo
una legislazione che grosso modo naviga intorno alle 2000 leggi per legislatura, che scendono a meno di 1000 per legislatura nel periodo 87-96. Quindi voi vedete che c'è una correlazione tra numero dei decreti legge e numero delle leggi. Per poco più di 20 anni è stato scritto, e cito di nuovo, tra l'8 maggio 1948 e il 4 giugno 1968, il Parlamento italiano produce almeno una legge al giorno, festivi compresi. È un ritmo impressionante che non ha confronti al mondo e neppure con le successive, con le legislature successive alla sesta. Ora, quindi noi abbiamo, esaminando le cifre, abbiamo un fenomeno di questo tipo: scarso ricorso alla decretazione d'urgenza, che aumenta successivamente e che è correlato ad un forte aumento della legislazione ordinaria nel periodo in cui è bassa la decretazione d'urgenza, con un'inversione della tendenza nel periodo successivo. Prima di cercare di interpretare questi dati, perché appunto i dati vanno un po' torturati per cercare di farli parlare, vediamo però quali erano i contenuti, a quali tipi di decreti legge si ricorre nel decennio che noi stiamo considerando. Ora, un rapido esame del poco meno di 100 decreti legge che ho citato permette di capire che praticamente i decreti legge sono uno strumento a cui si ricorre per esigenze funzionali, cioè per prendere delle decisioni che non avrebbero potuto essere prese se non per decreto legge. Imposte di consumo, imposte di fabbricazione, regime fiscale di prodotti petroliferi e di altri prodotti, tasse di bollo, addizionali, imposte erariali. Questi sono fondamentalmente i temi della decretazione d'urgenza di questo periodo. Cioè, quindi, temi che richiedono funzionalmente un intervento urgente, che non possono, come dire, in cui i governi non possono permettersi di andare in Parlamento facendo una proposta, perché quella proposta dovrà essere approvata nel giro di 3 mesi, 6 mesi, 2 mesi, e in quei 2 mesi, 3 mesi, e naturalmente si possono avere dei movimenti sul mercato che derivano dal fatto del tentativo di provvedere per evitare in precedenza vendere, acquistare, per evitare l'imposizione fiscale che viene disposta con il decreto legge. Solo un numero limitato di altri decreti legge sono dedicati in questo periodo a temi come la locazione di immobili, gli esami di maturità, gli scrutini di esame e la repressione delle frodi. Quindi, complessivamente, in questi 10 anni, sostanzialmente, noi abbiamo un uso ampio della legislazione ordinaria, un uso ridotto del decreto legge e un ricorso al decreto legge per esigenze funzionali, come ho cercato di spiegare analizzando molto sommariamente i contenuti. Ha una spiegazione tutto questo? Ecco, io è la domanda alla quale vorrei provare a dare una risposta, e con questo concludo. Una prima spiegazione è probabilmente la seguente: che siamo in una fase immediatamente post-costituente che la Costituzione è presa sul serio. Cioè, la disposizione costituzionale secondo la quale il ricorso al decreto legge è un ricorso che deve essere fatto per casi straordinari di necessità e di urgenza,
è una disposizione troppo recente per essere dimenticata. Questa è una possibile spiegazione. La lezione della Costituzione viene seguita subito dopo l'adozione della Costituzione. Seconda possibile spiegazione, maggiore efficienza del Parlamento, perché come ho cercato di spiegare poi c'è un alto numero di leggi in questo periodo. Ora, è probabile che anche questo sia una spiegazione. Tenete presente che il nostro Costituente, in fondo, ha pensato al potere pubblico in Italia, ordinato sul continuum maggioranza popolare, maggioranza parlamentare, governo. Ora, se questo continuum funziona, è chiaro che si ricorre allo strumento ordinario, cioè alla legislazione che parte dal governo, in larghissima misura, come noi sappiamo, è un fenomeno mondiale questo, l'iniziativa legislativa è per l'80% un'iniziativa dell'esecutivo, non è un'iniziativa di parlamentari. I parlamentari, come dire, intervengono dopo nell'iter di approvazione e modificazione. E allora, se il continuum pensato dal Costituente, maggioranza popolare, maggioranza parlamentare e governo funziona, bene, funziona il Parlamento, bene, quindi si ricorre allo strumento legislativo piuttosto che allo strumento del decreto legge. La terza possibile spiegazione è una spiegazione un po' più sottile e sta nella, come dire, prospettiva storica. La prospettiva storica è costituita, quella che un famoso premio Nobel ha chiamato la path dependence, no? Il fatto che noi facciamo delle cose perché le abbiamo fatte, no? Ora, se ci pensate bene, la decretazione d'urgenza era un quid novi a quell'epoca. Perché? Ma perché, diciamo, il fenomeno non regolato dallo Statuto Albertino, ne abbiamo parlato l'anno scorso, no? Non regolato dallo Statuto Albertino, ampiamente utilizzato durante la Prima Guerra Mondiale, che poi Alfredo Rocco dirà, ma noi con le leggi fascistissime non abbiamo fatto altro che codificare in sede legislativa qualcosa che è stato fatto, uno strumento che è stato usato e abusato prima, durante e dopo la Prima Guerra Mondiale. Aveva dato luogo tutto questo moto, diciamo, aveva dato luogo alle leggi fascistissime e poi aveva dato luogo a due leggi elettorali, quella degli anni 20 e quella della fine degli anni 30, che avevano dato un assetto nuovo al potere, diciamo, al titolare del potere legislativo, cioè alla Camera dei Deputati. E quindi che cosa era accaduto? Era accaduto che nel periodo fascista, in sostanza, il pieno dominio che l'esecutivo aveva del Parlamento faceva sì che ogni atto legislativo fosse adottato dal Parlamento. Negli studi nei resoconti dei contemporanei c'è persino scritto che in periodo fascista il regolamento che aveva trovato nelle leggi fascistissime un suo statuto particolare, no? Il potere normativo dell'esecutivo, il regolamento indipendente, quello che poi sarà dichiarato messo da parte, diciamo, con la Costituzione, era un regolamento che doveva passare al vaglio del Consiglio di Stato, doveva avere il parere del Consiglio di Stato. E noi troviamo nei resoconti e nei diari degli uomini politici del fascismo questa affermazione. È molto più facile proporre una legge e averla approvata dal Parlamento che fare un regolamento per la stessa materia, perché il regolamento deve passare allo sguardo occhiuto del Consiglio di Stato. Cioè il Consiglio di Stato funziona molto più da contropotere, da controllore dell'atto normativo
regolamento di quanto non funzioni per un fascismo che si è dato prima un Parlamento, scusate, parliamo del Parlamento, solo della Camera dei Deputati, perché il Senato Regio continua senza modificazioni, una Camera dei Deputati prima eletta col sistema del listone e poi Camera dei Fasci e delle Corporazioni e quindi neppure eletto, ma composto di persone titolari di altri uffici, il Consiglio Nazionale delle Corporazioni, il Consiglio Nazionale, il Gran Consiglio del Fascismo e quindi sostanzialmente composto di persone, come dire, che derivano la loro investitura non da una legittimazione popolare, da un'elezione, ma piuttosto dalla titolarità di un'altra carica, allo scadere della quale, come tutti ricordano, scadevano anche come membri della Camera dei Deputati, donde il rapido rinnovo della Camera dei Fasci delle Corporazioni, nel breve periodo in cui è vissuta, perché le persone scadevano dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni e quindi dovevano scadere anche come membri della Camera dei Fasci delle Corporazioni. Ecco, quindi in qualche modo c'è un paradosso dietro a questa vicenda e questa è la terza ipotesi storiografica che io vi sto sottoponendo, e cioè che in realtà si fosse perduto il ricordo in qualche modo della decretazione d'urgenza del decreto legge, perché del decreto legge non c'era bisogno. Dopo le leggi fascistissime 1925, in sostanza si era dato un nuovo assetto e al sistema delle fonti e al sistema costituzionale, nuovo assetto che consentiva una rapida approvazione dei disegni di legge da parte di un esecutivo che non aveva alcun problema ad avere l'approvazione rapida da parte della Camera dei Deputati, ancor meno per quello che poteva contare del Senato, e quindi non aveva bisogno del decreto legge. Il decreto legge era un ricordo del 1920. Stiamo parlando della metà del secolo, erano passati più di 30 anni e quindi probabilmente il decreto legge non è stato adoperato per un fatto che attiene, direbbe Douglas North, alla path dependence, al fatto che si era creato un nuovo percorso, no? Che andava per una direzione diversa, che era l'attività legislativa. La storia cambierà, come è noto, chi abbia letto un annale Feltrinelli che è appena uscito e che ricorda e che ricostruisce minuziosamente quei 7 mesi che stanno all'inizio del 1963, quindi subito dopo la chiusura di questo periodo che noi consideriamo il primo centrosinistra organico, quindi Moro Presidente del Consiglio, e chi legga questo grandissimo affresco costruito nella forma di un annale, cioè quindi non descrizione storiografica ma ricostruzione delle tessere di quel mosaico, mettendo insieme le veline del SIFAR, i rapporti riservati degli ambasciatori americani ai presidenti americani, Kennedy e poi Johnson, i rapporti segreti, i diari di Fanfani, di Segni e di altri uomini politici che hanno tenuto un diario, si rende conto che a quel punto la storia è cambiata. A quel punto la storia è cambiata nel senso che il Parlamento diventa, posso dirlo, più un osso duro e più difficile che gli indirizzi determinati dal governo possano essere rapidamente approvati dal Parlamento, quindi aumenta lentamente la decretazione d'urgenza con questi picchi che voi vedete da questo passaggio qui in basso a questo passaggio qui in alto, e comincia la fase drammatica della decretazione d'urgenza che si concluderà poi con la presa di posizione del Presidente Scalfaro, che a un certo punto sulla reiterazione dei decreti legge cerca di mettere un fermo e poi con la sentenza della Corte Costituzionale che rafforza questo fermo.
per dare uno sguardo, diciamo, ai giorni nostri, diminuisce il numero dei decreti legge fortemente. Vi ho detto, si passa da 1 al mese a 30 al mese e si scende a 1,9 al mese, però cambia la natura dei decreti legge. Quei decreti legge di pochi articoli sulle imposte di fabbricazione degli anni 48 e 58 non trovano nessun riscontro con i decreti legge, nei decreti legge degli ultimi anni, che sono minori nel numero ma molto maggiori nel numero degli articoli contenuti nei decreti legge e molto più ampi nella vastità dei temi che vengono toccati. I decreti legge diventano a loro volta decreti legge omnibus. Ma così sono andato fuori dal seminato e finisco. Ringrazio il professor Cassese che con la sua solita precisione e analiticità ci ha introdotto all'argomento, sia dal punto di vista della descrizione quantitativa e qualitativa della decretazione di urgenza, sia sulla spiegazione del fenomeno, e mi pare che abbiamo visto appunto la complessità della spiegazione sul piano storico di questo fenomeno, ma anche la possibilità di riuscire attraverso la spiegazione a capire meglio cosa accade quando si ricorre al decreto di urgenza. Continuo il giro delle relazioni, degli interventi, dando la parola al professor Nicola Lupo della Università Luis Guido Carli di Roma, che ci ha già parlato della decretazione d'urgenza nel periodo fascista e che quindi fa un secondo capitolo su questo argomento. Grazie della parola, grazie di questo invito in un luogo così importante, e alla presenza del Presidente della Corte Costituzionale è davvero un grande onore per il sottoscritto. È molto interessante l'arco temporale preso in considerazione, perché si tratta di un momento chiave della storia d'Italia, di quella che Sergio Fabbrini in un suo studio ha definito una giuntura critica, con riferimento in specifico alla prima legislatura, un momento in cui si formano le norme non scritte in prima attuazione della Carta Costituzionale e si formano quindi quelle interpretazioni di cui è fatta la Costituzione e che non sono altro rispetto alla Costituzione. In questo, alla Carta Costituzionale scritta, mi appoggio agli insegnamenti di Sergio Bartole per tutti. La periodizzazione che ci è stata proposta è particolarmente interessante e innovativa. Più spesso si usa la cesura del 1953. E con l'approvazione, il mancato scatto e lasciatemi ricordare, la prontissima abrogazione della legge cosiddetta truffa all'inizio della legislatura immediatamente successiva. E si tende perciò a isolare la prima legislatura, magari poi accomunando le tre legislature successive. Faccio riferimento ad alcuni studi condotti da Ugo De Siervo, da Guerrieri, Varsori e Ballini, tra gli altri. L'isolamento della prima legislatura tende ad andare di pari passo con la qualificazione dell'arco temporale 48-53 come si trattasse della legislatura, lasciatemi dire, più inglese delle legislature repubblicane. C'è qualche eco anche nella voce di Leopoldo Elia in proposito, anche se non prende posizione chiarissima, ma riporta questa opinione, che è in particolare di Maranini tra gli altri. Sicuramente è vero, c'è una leadership ben chiara all'interno della maggioranza. De Gasperi è il leader, il capo del governo e il leader della maggioranza, anche se non segretario del partito. Però a mio avviso la tesi non è condivisibile fino in fondo, anzi, perché manca una condizione essenziale della forma di governo inglese, che è l'alternanza delle forze politiche al governo, la possibilità di alternarsi al governo del paese. E io devo dire, ho qualche perplessità nel dire che appieno c'è un continuum, almeno tra maggioranza e governo,
in questa fase. Persino nella prima legislatura repubblicana, l'elezione del Presidente della Repubblica, per tutti, in cui il candidato De Gasperi non passa. Il fatto che la maggioranza legislativa sia in genere dissociata e molto più ampia della maggioranza di governo stanno a dimostrare che anche in questo arco temporale così ristretto non si possa parlare di un vero e proprio continuum. E d'altronde anche il tentativo, la soluzione a cui ricorre De Gasperi di proporre una legge elettorale maggioritaria è sintomo di debolezza e della necessità di avere un appoggio istituzionale che, come al solito nella storia d'Italia, viene cercata subito nella legge elettorale anziché nei meccanismi di rafforzamento del governo in Parlamento, della razionalizzazione tipici della forma di governo inglese. Noi ci appoggiamo subito con una legge elettorale che assicuri il suo effetto, con il premio, sia pure con una soglia molto alta per farlo scattare, come è noto in questo caso, sono indice di debolezza, in qualche misura. E, come dire, la sottovalutazione, lasciatemi aggiungere, dell'importanza della disciplina dei regolamenti parlamentari, che vengono presi pari pari quelli prefascisti nella prima legislatura repubblicana, e del ruolo del governo in Parlamento, fa sì che la battaglia per la legge truffa sia una battaglia molto faticosa e che forse concorre anch'essa alla battaglia parlamentare a non assicurare il conseguimento del premio nell'appuntamento elettorale che segue in questa fase. Effettivamente dal 53 in poi emerge con chiarezza, e quindi si spiega la cesura, in realtà spesso riferita al 53, come il principio proporzionalistico sia essenziale della stagione dell'evoluzione repubblicana, almeno fino a tutti gli anni 80, e diventa un punto intangibile dopo quell'esperienza. Ciò detto, in termini sulla prima legislatura, le cose dette dal professor Cassese mi consentono di evitare di riportarvi anch'io qual il numero dei decreti legge in rapporto alle leggi parlamentari, di riferirmi alle materie toccate dai decreti legge, tutti aspetti sui quali effettivamente il parallelo, c'era magistralmente raccontato il professor Cassese, rispetto all'oggi e anche alle legislature più passate da non molto tempo, è abissalmente è un quadro distantissimo. E aggiungo solo, non va dimenticato che addirittura in Assemblea Costituente, anzi nella Commissione del 75, la decretazione d'urgenza era stata espressamente esclusa, fu recuperata in sede di Assemblea, ma il testo del progetto di Costituzione licenziato dalla Commissione Ruini non prevedeva i decreti legge e fu recuperata essenzialmente in base all'argomento tanto li avremmo lo stesso come li abbiamo avuti in epoca statutaria e quindi tanto vale codificarli per limitarli. Tuttavia, spero il professor Cassese non me ne vorrà se provo a proporre un'ulteriore lettura rispetto a questa impressione di grandissima distanza, che è un'impressione reale, per carità, se si guarda ai macro dati non può non essere così. Però se si va invece a vedere, si entra nel micro, si va a vedere un po' alcuni aspetti proprio di procedura parlamentare o di tecnica normativa, ci si accorge in realtà che proprio a quell'epoca vanno fatti risalire molti dei caratteri che l'istituto andrà assumendo nel corso dell'esperienza repubblicana e che ne hanno consentito l'esplosione. Per i decreti legge, un po' analogamente a quel che accade per altri istituti cruciali della nostra forma di governo, i regolamenti parlamentari, a cui già mi riferivo, le questioni di fiducia, vi è in realtà, a mio avviso, una forte spinta continuista rispetto all'epoca statutaria, che si afferma nelle prime due legislature e che permea di sé i caratteri fondanti di questo istituto. In ciò, in realtà, incoraggiati anche da letture proposte alla dottrina, e qui il riferimento corre alla voce di Carlo Esposito nell'Enciclopedia del Diritto del 1962, che è una voce continuista in larga parte e che viene poi valorizzata soprattutto nella chiave continuista, secondo me, in successione. Piccoli esempi, mi scuso se abbasso il livello, ma è solo per da quello più banale. Il nomen decreto legge in Costituzione non appare. Viene recuperato dall'esperienza precedente, senza alcun dubbio.
È vero, normalmente, soprattutto la materia è materia puntuale da decreti legge catenaccio all'inizio, i primi sono. Però uno dei primi decreti legge, il 1200 del 1948, sul regime fiscale degli alcoli e del benzolo, si compone di ben 40 articoli. Quindi un corpus normativo di una certa entità. Terzo elemento, la motivazione sulla necessità, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza è estremamente sommaria, pressoché inesistente, ritenuta la straordinaria necessità di intervenire in materia di. Lo strumento della legge di conversione, certo, anche quello era desumibile dalla Carta Costituzionale, ancorché prevista la confluenza nella legge, ma non nel disegno di legge, anche quello viene preso sostanzialmente dalla prassi statutaria. E viene presa dalla prassi statutaria anche la possibilità, elemento ulteriore e cruciale, di emendare i decreti legge, o meglio, i disegni di legge di conversione. Due dei primi tre decreti legge sono oggetto di emendamenti. E passaggio immediatamente successivo, e secondo me estremamente interessante, è il fatto che questi emendamenti, in particolare nel caso del decreto legge 1427 del 1948 sull'imposta di fabbricazione, vengono approvati al testo del decreto legge, vi ricordo, già vigente, direttamente in commissione. Nel testo che la commissione predispone per l'Assemblea, la commissione ha opera in sede referente, ma nella relazione e nel testo che la commissione trasmette in Assemblea, già il testo del decreto legge originario è superato. Ed è superato per il semplice effetto di una votazione svolta in commissione. Abbiamo poi, in questo periodo, nel 51, il decreto legge 207 del 1951, di proroga di un termine, anche qui classico contenuto di decreti legge, anche esploso ovviamente nel seguito. La decadenza di un decreto legge senza un voto esplicito da parte dei due rami del Parlamento, e nel frattempo un disegno di legge ordinario che viene approvato nei 60 giorni di vigenza del decreto legge, altra fattispecie che poi abbiamo conosciuto con tutte le degenerazioni del caso. Mentre invece per avere i primi decreti legge esplicitamente respinti con voto di Camera o Senato, bisogna arrivare fino al 1958, all'inizio della terza legislatura, in cui vengono respinti un paio di decreti legge per assenza dei presupposti. E tralascio la vicenda della conversione del disegno di legge presentato dal governo per la conversione in blocco dei decreti legge dei provvedimenti provvisori emanati tra il febbraio del 42 e il giugno del 44, su cui si svolge un dibattito parlamentare abbastanza intenso e vivace, con Codacci Pisanelli come relatore, che era stato l'autore dell'articolo 77, la stesura, e Andreotti come sottosegretario di Stato alla Presidenza, insomma, con modifiche parlamentari significative in sede di esame. E segnalo infine altri due elementi di sistema, ma che incidono pesantemente sulla prassi della decretazione d'urgenza. Il primo è il fallimento, ancorché dopo due letture di Camera e Senato, di un disegno di legge che voleva disciplinare le modalità di pubblicazione degli atti normativi. Perché appunto il nomen, la modalità di pubblicazione, la modalità di pubblicazione dell'avviso in caso di mancata conversione, sono tutte questioni che vengono disciplinate per prassi. E bisognerà attendere, come è noto, la legge del 1839-1984 e poi il testo unico dell'85 per ottenere, e questi temi, gli studi di Alessandro Pizzorusso sono, e i lavori anche preparatori di questa legge sono, ci hanno tracciato la strada. E infine, non dimentichiamocelo, continua ad applicarsi fino a tutto il 1988 una di quelle leggi fascistissime che prima il professor Cassese citava, la legge numero 100 del 1926, per le parti non direttamente contrastanti con la Costituzione, e sicuramente la disciplina dei decreti legge è quella che più contrasta con la Costituzione, per cui quella meno applicabile, ma alcune parti, anche con riferimento al decreto legge, fino all'approvazione della legge 400 del 1988, continuano a fare riferimento alla legge numero 100 del 1926. Se così, allora a mio avviso non sorprende neppure in questo schema che abbia a lungo prevalso nelle letture della dottrina e della giurisprudenza costituzionale nella prima fase una configurazione del decreto legge e della legge di conversione ancora molto vicine a quelle possibili in epoca statutaria quando la Costituzione nulla diceva con riguardo alla decretazione d'urgenza.
Certo, non si arriva fino ad accogliere la tesi proposta da Carlo Esposito dell'atto invalido e poi convalidato del decreto-legge, ma comunque la tesi maggioritaria è quella della legge di conversione come innovazione della fonte, Paladin per tutti, che è perciò in quanto tale legge di conversione è in grado di sanare, come a lungo si è ritenuto, anche vizi di legittimità costituzionale, per tutti l'assenza dei presupposti. C'è voluto del tempo per superare parzialmente questa interpretazione. In particolare il percorso della giurisprudenza costituzionale in proposito è estremamente interessante e solo da 6 anni a questa parte la Corte Costituzionale ha proposto anche, ormai direi prevalentemente, anche se ancora non giungendo forse fino a tutte le ultime sue conseguenze, una lettura più coerente con la Carta Repubblicana, che il decreto-legge prevede e limita espressamente, con vincoli che evidentemente si impongono in capo al Governo e al Parlamento in sede di conversione. E in particolare faccio riferimento, ma qui ovviamente mi limito a citare le sentenze, non vado oltre perché abbiamo anche alcuni degli autori qui presenti, e quindi le sentenze dal 29 del 95, che è la prima che in un obiter dictum inserisce l'idea che la legge di conversione che sana, che converte un decreto legge illegittimo sia viziata per vizio in procedendo, e poi la sentenza 171 del 2007 e 128 del 2008, e poi soprattutto la sentenza 22 del 2012, che è quella, a mio avviso, più chiara in proposito, ripresa in larga parte la 220 del 2013 e completata quella sulle province. Tuttavia, ecco, dicevo, ciononostante si affaccia ancora nella giurisprudenza costituzionale la tentazione di qualificare la legge di conversione, ormai direi non esclusivamente, ma anche come una legge uguale a tutte le altre, dotate della stessa possibilità normativa. E perciò in grado, per esempio, come la recentissima sentenza 237 di quest'anno ha affermato, anche di contenere una norma di delega legislativa. E oltre a queste vi cito anche la 391 del 95 e la 355 del 2010, ma mi fermo qui scusandomi ancora anche di questo. Come dire, cosa trarre da questa indicazione? Che decenni di comportamenti e prassi in senso contrario sono difficili da estirpare. Soprattutto se si sono fondati sin dall'inizio, dalle prime applicazioni, anche quando il giudice delle leggi o il Presidente della Repubblica, che in tante sedi ha stigmatizzato il fenomeno, e come dire, forse, e questo è il passaggio con cui chiudo, è difficile anche in realtà, se interviene il legislatore costituzionale, estirpare le prassi già fondatesi. Noi forse dovremmo avviare una riflessione. Non solo, questa è una riflessione, c'è da tempo sull'attuazione della Costituzione, e anzi stiamo discutendo di un periodo in cui il problema è anche anzitutto quello di attuazione della Costituzione, era anzitutto questo. Ma noi oggi dovremmo forse riflettere un po' di più sulla difficile attuazione delle riforme costituzionali, delle revisioni costituzionali, che scontano una doppia maggiore difficoltà rispetto a quelle che già incontra l'attuazione costituzionale. Perché non c'è una discontinuità sufficiente al superamento delle prassi precedenti, e il grado di consenso che muove le leggi di revisione costituzionale, a maggior ragione se poi c'è stato un referendum divisivo, e penso al titolo quinto, ma anche quando vi è stato un ampio consenso parlamentare, e penso alla riforma sul pareggio di bilancio, la legge costituzionale del 2012, non hanno quella stessa forza che ha avuto il consenso su una nuova carta costituzionale repubblicana. E quindi il problema dell'attuazione delle revisioni costituzionali forse è ancora più drammatico di quanto non sia il problema dell'attuazione costituzionale. E mi piace concludere giusto citando sul punto un paio di passaggi che la Commissione per le riforme costituzionali istituita dal Governo ha dedicato all'Istituto, che sono emblematici perché vanno a toccare alcuni dei nodi chiave dell'Istituto, appunto risalenti in parte nella fase che abbiamo esaminato, e parte proprio col concetto, con l'idea del rapporto tra procedimento legislativo e decreto legge, e dice: siccome si è proposta l'introduzione di un istituto del voto dei progetti di legge a data fissa, allora si propone di limitare la possibilità del ricorso ai decreti legge, che devono restare uno strumento assolutamente straordinario. Auspicio,
come tale. Questo effetto si può ottenere... 50 anni. Infatti, no, ma è solo per riportarlo alla... devono restare uno strumento straordinario e si può ottenere attraverso la individuazione della legge 400 come legge organica oppure costituzionalizzando i vincoli prescritti dalla 400. E poi c'è un passaggio in cui si dice che è stato proposto di escludere o limitare incisivamente l'emendabilità dei decreti legge e dei disegni di legge di conversione, e si dice laddove c'è il vincolo omogeneità che sarebbe recuperato dalla 400 già varrebbe come limite all'emendabilità, ma in ogni caso occorrerebbe fissare il divieto di introdurre disposizioni aggiuntive al disegno di legge di conversione, vuol dire non inemendabilità assoluta del disegno di legge di conversione, ma evitare che vengano introdotte disposizioni ulteriori, quindi non modificative ma aggiuntive, con tutte le difficoltà che questo discrimine pone ovviamente, in capo al decreto legge. Con questo ringrazio. Professor Lupo, mi pare che abbiamo individuato una serie di coordinate di storia costituzionale, così come di storia parlamentare, che ci aiutano a meglio capire, a situare il farsi storico di questo istituto che è il decreto legge, e credo che qualche ulteriore elemento ce lo offrirà ora il dottor Giovanni Rizzoni della Camera dei Deputati, che organizza assieme a noi questo seminario. Grazie. Ecco, naturalmente anch'io sono molto onorato di questo invito e veramente prendo la parola con una certa emozione in questa sede. E, vorrei, naturalmente chi mi ha preceduto ha già trattato in modo egregio la materia, quindi io mi limiterò ad alcune osservazioni prevalentemente riguardanti l'inserimento dell'esperienza del decreto legge nel periodo del centrismo nella forma di governo italiana, guardando al prima e anche al dopo di questo segmento che è stato scelto di osservazione da questo seminario. Il prima è, certo, come ha detto il professor Cassese, ci troviamo in un periodo direttamente a ridosso dell'esperienza costituente, e questo conta. Conta per due motivi. Uno, perché è fresco la memoria dell'approvazione dell'articolo 77. Come è stato ricordato il professor Lupo, la Commissione 75 non aveva previsto la decretazione d'urgenza in assemblea, a riprova di una Costituzione scritta in assemblea, che fosse un caso unico al mondo, diciamo, no? Che non da... La saggezza dei costituenti ha recuperato la decretazione d'urgenza esattamente sulla base dell'argomento che un'impostazione liberale e favorevole a disciplinare un fenomeno che comunque vi sarebbe stato. Quindi era meglio dargli una disciplina espressa che ritenerlo un dato di fatto come era avvenuto in epoca statutaria. Però è interessante quale tipo di disciplina si dà all'articolo 77, soprattutto rispetto alle proposte iniziali. Ricordo l'emendamento Mortati in assemblea, che mirava a limitare le materie di intervento del decreto legge e sostanzialmente prevedeva due fattispecie, in caso di guerra e nelle materie riguardanti le imposte dirette, proprio i decreti legge catenaccio. Il giorno dopo, il 17 ottobre, prevale, Ruini legge una diversa impostazione che non fa più riferimento alle materie, quindi il decreto legge, proprio perché si argomenta l'emergenza, la straordinarietà non è prevedibile, quindi può intervenire in qualsiasi settore, quindi è più saggio non prevedere settori particolari, e quindi da questo punto di vista il governo rimane libero. Ma qual è invece la limitazione che si dà? È una limitazione che fa leva sulla responsabilità politica del governo. Quindi è una sanzione politica quella che viene disegnata per l'emanazione dei decreti straordinari di necessità e urgenza. E la sanzione, ripeto, è politica, nel senso che c'è la decadenza del decreto, appunto, ex tunc e non più ex tunc, e viene in rilievo, il testo dice proprio, adotta sotto la sua responsabilità. Quindi è molto chiaro
qual è il tipo di controllo, e il Parlamento deve essere convocato immediatamente anche se sciolto, quindi vi è molto forte questa idea di un controllo politico immediato e di una far valere immediatamente la responsabilità politica del governo rispetto al Parlamento. Quindi un'impostazione che fa prevalere questo tipo di controllo politico su un altro tipo di controllo che avrebbe potuto essere poi giurisdizionale riguardante le materie di emanazione del decreto. E questo è il primo elemento da tenere secondo me presente per capire l'esperienza di questo periodo riguardante i decreti legge. Il secondo elemento è quello delle due costituzioni provvisorie, quella del appunto 44 e quella del 46, perché entrambi, come è noto, sostanzialmente anche in periodo della Costituente demandavano l'attività legislativa al governo, che avveniva con i decreti legislativi luogotenenziali e poi con i decreti legislativi. Quindi noi abbiamo a ridosso, immediato ridosso della nuova legislatura repubblicana, una grandissima produzione normativa legislativa da parte del governo, migliaia di decreti, molti dei quali dovevano essere poi ratificati dal tutti i decreti emanati sulla base appunto del decreto legislativo 98 e 46 dovevano essere ratificati dal nuovo Parlamento, e in effetti gran parte dell'attività della prima legislatura riguarda la ratifica di questi decreti. Alcuni sono ratificati in blocco, soprattutto quelli che riguardano l'organizzazione dei ministeri, ma molti con leggi ad hoc, e anche questi, guarda caso, con modifiche, no? Molto spesso sono ratificati con modifiche, quindi già lì c'è questo elemento della ratifica con modifica, allora si chiamava ratifica, o della conversione con ratifica. Tra l'altro questo è un precedente molto importante per capire il grado di legificazione del nostro ordinamento, perché anche le nuove leggi che fa il Parlamento repubblicano, queste migliaia di leggi, sono leggi che intervengono in un ambiente normativo già molto legificato ad opera di questa veramente copiosa, fluviale produzione di decreti da parte con valore di legge emanati dal governo. Questi due elementi mi sembrano utili per inquadrare e poi il decreto legge nella forma di governo del centrismo. Una forma di governo che, è stato detto, era singolare rispetto a quanto previsto dalla Costituzione. Perché? Perché noi sappiamo che per tutta la prima legislatura repubblicana e per buona parte della seconda non erano stati istituiti proprio quegli organi che erano nuovi rispetto al periodo statutario, Corte Costituzionale, CSM, Regioni e così via, cioè tutti quegli organi che dovevano fare della nostra Costituzione, dal sistema diciamo parlamentare statutario, un sistema di appunto invece Costituzione pluralistica o di checks and balances che è prevista dalla Costituzione. Tanto è vero che Balladore Paglieri, scrivendo nel 52 per un articolo per la Cornell University, dice: ma se arrivasse un osservatore esterno oggi qui potrebbe ritenere che nulla è cambiato rispetto al periodo statutario. In realtà, naturalmente, molto era cambiato, in primo luogo perché la vera fonte di legittimazione del sistema era l'articolo 49 della Costituzione, erano i partiti che avevano scritto la Costituzione, quindi nulla era cambiato, ma tutto era cambiato dal punto di vista della Costituzione materiale di quel sistema. Quindi forse andava più vicino al vero Maganini, che è stato appunto citato, quando diceva che il periodo della prima legislatura soprattutto è un periodo di legislatura britannica in cui c'è un governo di gabinetto, il governo De Gasperi, un governo di gabinetto con un Parlamento onnipotente come quello inglese. E che poi avrebbe dato luogo, diceva Maganini, a un tentativo di party government poi, no? Cioè, quindi c'è uno scivolamento dalla prima alla seconda, un party government con Fanfani che però non ha un partito adeguato alla missione di costruire diciamo un governo di partito rispetto al governo di gabinetto De Gasperiano. Naturalmente anche qui rispetto al modello inglese-britannico c'erano gli elementi di differenziazione
basilari che sono stati ricordati dal professor Lupo, l'assenza di alternanza, che naturalmente è un istituto basilare di funzionamento della forma di governo inglese. Naturalmente sappiamo che invece il pilastro della forma di governo del centrismo è la conventio ad excludendum, con l'impossibilità delle opposizioni di andare al governo, a cui però fa da bilanciamento la conventio ad includendum nel Parlamento, grazie a un Parlamento trasformatore e non un Parlamento arena, diciamo un Parlamento foro come quello inglese. E anche qui naturalmente c'è la grande differenza rispetto all'esperienza britannica, ed è naturalmente confermata da questa copiosissima produzione legislativa. Noi sappiamo che gran parte di questa produzione avviene in commissione, e quindi col consenso espresso o tacito dell'opposizione, anzi di una super opposizione, che sappiamo che basta un decimo dei componenti per bloccare questo procedimento. Ecco, però di britannico, direi, di veramente britannico, la prima e anche la seconda forse legislatura repubblicana ha un'idea di costituzionalismo che, se vogliamo usare un termine alla Bellamy o alla Waldron, si potrebbe dire costituzionalismo politico rispetto a un costituzionalismo legale, cioè un costituzionalismo che si basa, in cui l'esigenza del bilanciamento dei poteri è un bilanciamento politico che avviene soprattutto in Parlamento e attraverso il rapporto fra i partiti. Quindi ed è questo che dà il vero bilanciamento, i veri checks and balances all'esperienza anche della prima legislatura, che erroneamente qualcuno definisce consociativa. Invece qui non siamo per nulla in un periodo di consociativismo, in quanto è fortissimo il cleavage fra maggioranza e opposizione. Tuttavia abbiamo la inclusione, ma è un'inclusione negoziata volta per volta, non è un grande accordo, non è una grande coalizione, ma è una, appunto, un negoziato molto duro che avviene legge per legge. Quindi è un negoziato che dà l'idea del bilanciamento, del rapporto di forze, appunto, quindi di questo costituzionalismo politico rispetto a quello invece legale, a quello che invece si formerà successivamente attraverso la Corte Costituzionale, il CSM e gli altri organi. Direi che rientra in questa figura anche l'emergere del Presidente della Repubblica, vale a dire dei poteri sostanziali del Presidente della Repubblica come autorità politica di arbitraggio delle situazioni soprattutto di crisi, in cui i partiti e le maggioranze non riescono a produrre governi. Già la nomina di Pella rispetto a quelli di De Gasperi, già appunto, quindi Einaudi, e noi sappiamo che Einaudi impone una serie di convenzioni costituzionali quasi contro la lettera dell'articolo 89 per quanto riguarda la nomina dei senatori, il rinvio delle leggi, no? Rispetto a un'idea maggioritaria invece, no? Del governo, che ne fa veramente il costruttore della figura come noi la conosciamo del Presidente della Repubblica, un costruttore magari silente ma molto più efficace di quello di quanto ha fatto successivamente Gronchi, probabilmente più velleitario, più esternatore, ma invece diciamo le basi di questa idea di un Presidente della Repubblica arbitro, ecco, delle situazioni del sistema politico, rientra di nuovo in questa figura di costituzionalismo politico rispetto a cioè affidato quindi agli organi di indirizzo politico rispetto a un costituzionalismo, diciamo, in cui i guardiani della Costituzione siano, diciamo, esterni rispetto al circuito politico. Ecco, come si inserisce la decretazione d'urgenza della prima legislatura in tutto questo? Direi in due modi. Si dice di solito che i decreti legge hanno rispettato nelle prime due legislature, fino, possiamo dire, nel 1900 anche nella terza, questo è accaduto, perché se andiamo la previsione costituzionale, no? Perché sono stati, come è stato ricordato, molto limitati sia nel numero che nelle materie. In realtà forse non è proprio così, perché certo questi decreti legge, soprattutto questi appunto che sono stati ricordati in gran parte i decreti di legge catenaccio, non hanno quel carattere proprio di emergenza, di straordinarietà che forse
poteva essere assegnato a questo strumento. Diventano strumenti, come ha ricordato il professor Cassese, effettivamente specializzati in senso funzionale. Col decreto legge si fa quella cosa lì, principalmente si quasi che fosse in vigore l'emendamento Mortati, cioè i decreti legge servono per questi interventi sulle imposte. Tanto è vero che Paladin nel 58 considera deviante rispetto alla Costituzione questa prassi e dice: ma no, i decreti legge dovrebbero essere usati veramente per l'emergenza, ad esempio in materia di ordine pubblico. Per fortuna noi, rispetto alle grandi tensioni che il nostro Paese ha attraversato in questo periodo, veramente tensioni dall'attentato a Togliatti ai fatti di Trieste, andando avanti nella storia, non vediamo decreti legge in materia di ordine pubblico. Ne ho trovato solo uno del 56 che restringe il porto d'armi, ma era relativo a un fatto di sangue privato che era accaduto. Tra l'altro un decreto legge che suscita una ribellione parlamentare della lobby dei cacciatori, però trasversale, perché effettivamente viene pesantemente modificato proprio perché è troppo restrittivo riguardante tutte le regole sul porto d'armi. Ecco, e quindi rispetto al modello costituzionale il decreto legge diventa, e in questo periodo è veramente uno strumento minore, specializzato, probabilmente però già in questo senso deviante rispetto al carattere di straordinarietà assegnato dalla Costituzione. Insomma, uno strumento addomesticato, non uno strumento selvaggio. Ecco, no? Come ha ricordato poi il professor Lupo, intensamente poi parlamentarizzato in Parlamento attraverso l'emendabilità. Ecco, quando cambia tutto questo? Ecco, quindi diciamo che questa reazione, questa limitazione forse è anche una reazione al fatto della pan-decretazione del periodo transitorio. Diciamo, quindi c'è il governo che si attiene quasi a una convenzione costituzionale con l'opposizione, dice: no, io il decreto legge, nonostante tutto quello che sta succedendo nel Paese, lo uso solo per queste cose. Appunto, quando cambia tutto questo? Ma direi che cambia quando cambiano le dinamiche degli equilibri politici, neanche con l'inizio del centro-sinistra, ma perché in fondo anche nel periodo del centro-sinistra, fino al terzo governo Moro, questo modello tiene, quindi siamo già oltre la metà degli anni 60, anche se certo c'è un aumento progressivo del decreto legge, ma il vero punto di svolta è col terzo governo Moro e poi si arriverà al decretone Colombo, 1970, il grande decreto che poi viene uno dei primi ad essere anche reiterati. E perché cambia questo? Perché in quel momento cambiano proprio alcuni elementi fondamentali della forma di governo che avevano caratterizzato finora quel periodo. E quali sono questi equilibri? Si appanna proprio quel cleavage fra maggioranza e opposizione, che invece in fondo anche in tutto il periodo centrismo e nonostante tutta la inclusione nella legislazione è rimasto molto forte. E il decreto legge diventa proprio uno degli strumenti di appannamento di questa differenziazione, proprio perché l'opposizione concorre in modo molto sensibile alla trasformazione dei decreti legge. Quindi si inclinano le convenzioni costituzionali del centrismo e soprattutto si attenua quel principio di responsabilità politica che era alla base dell'emanazione dei decreti legge. Abbiamo visto è anche la sanzione parallela all'emanazione dei decreti legge. E tanto è vero che non si capisce più poi chi è responsabile alla fine anche dello stesso decreto legge, il decretone Colombo viene talmente trasformato, talmente stravolto, che alla fine è uno strumento di cui nessuno veramente può portare la responsabilità. Quindi c'è un cambiamento sostanziale proprio di dinamica della forma di governo. Non dimentichiamo che quegli anni sono anche gli anni in cui inizia il debito pubblico. In pochi anni il debito pubblico italiano passa dal 40 al 60% all'inizio degli anni 70. Viene meno anche il principio di responsabilità fiscale. Quindi sono tutti elementi che concorrono quindi in pochi anni a fare dei decreti legge, come fu insomma osservato allora, da strumento principe del governo a strumento principe dell'assemblearismo.
Grazie dottor Rizzoni, mi pare che abbiamo avuto ulteriori elementi per comprendere l'istituto del decreto regge legati al nesso tra storia costituzionale, storia parlamentare, storia politica. Mi pare che abbia mostrato davvero efficacemente l'incidenza degli equilibri politici nel costruirsi di questo istituto. Ed ora sono particolarmente lieto di dare la parola per concludere il nostro seminario al Presidente della Corte Costituzionale, Professor Silvestri, ringraziandolo ancora di aver accettato questo nostro invito. Sono io che ringrazio la Scuola Normale del Professor Menozzi del gentile invito a partecipare a questo seminario su un tema storico ma anche di grande attualità. Gli interventi che mi hanno preceduto hanno messo in luce aspetti fondamentali del tema, quindi in certo senso facilitano il mio compito, ma lo rendono anche più difficile, perché molte cose sono state dette e non vorrei inutilmente ripeterle. Intanto credo sia emerso da tutti gli interventi che i numeri parlano chiaro. Nella prima legislatura abbiamo 29 decreti legge con una media mensile dello 0,47, abbiamo 60 decreti legge nella seconda con una media mensile di 1, già nella ottava legislatura, cioè 1979-83, abbiamo 277 decreti legge con una media mensile del 5,6. Bisogna anche considerare che i decreti legge, man mano che si va avanti nel tempo, fino ai giorni contemporanei, diventano sempre di più obesi. Cioè, sono comprensivi di un numero enorme di articoli e commi all'interno di articoli, e a questo si aggiunge la prassi dei maxi emendamenti, che hanno un altro effetto di rinsaldamento della maggioranza, di rinsaldamento forzoso della maggioranza, di cui poi parlerò fra un momento. È vero, l'ha ricordato sia il professor Cassese che il professor Lupo, il dottor Rizzoni, che originariamente c'era una diffidenza notevole nei confronti del decreto legge. Bisognava evitare, si disse, l'abuso che se n'era fatto in periodo fascista. Poi dirò qualche cosa riprendendo spunti che sono stati offerti sul periodo fascista. Quindi il decreto legge in generale veniva visto come un'alterazione della divisione dei poteri, come un'alterazione di una forma di governo parlamentare in senso stretto, perché le esperienze delle forme di governo parlamentare di quell'epoca non vedevano una grande presenza di uno strumento di questo genere, che era invece molto più tipico della storia costituzionale italiana. E la fondamentale voce di Carlo Esposito sull'Enciclopedia del diritto del 1962 riflette in pieno questa diffidenza, addirittura considerando un atto invalido che viene successivamente, non solo considerando un atto invalido, ma un atto provvisorio tale da determinare un obbligo di applicazione per l'amministrazione, ma non un obbligo di applicazione per il giudice. Questo è importante vedere, questo aspetto della concezione di Esposito. Per cui, in certo senso, Esposito dice il custode dello Stato di diritto, che è il giudice, non può applicare il decreto legge, perché applicherebbe nel processo un atto invalido. Deve aspettare che trascorra il tempo perché venga da atto invalido convalidato dal Parlamento. Perché? Perché potrebbe accadere, certo, più in teoria che in pratica, che venga emanata una sentenza sulla base di un atto invalido, questa sentenza passi in giudicato, perché per esempio nessuno fa appello
e poi ci sia un giudicato su un atto che il Parlamento ha, sconfessato, o nel senso che non, ha convalidato. Aveva una sua coerenza la dottrina di Esposito. Oggi viene facilmente, scartata, anche perché, oggi tornare alla concezione espositiana sarebbe davvero controfattuale. Cioè, ci troviamo in una situazione tale dopo 50 anni che riportarla in vita sarebbe assurdo. Però aveva una sua coerenza con il postulato di partenza. E qual era il postulato di partenza? Che il decreto legge trovasse il suo presupposto in un caso straordinario di necessità e urgenza. Da dove straordinario significa non prevedibile, che si presenta all'improvviso, che richiede una disciplina immediata e quindi ricorda più le catastrofi, i cataclismi naturali, eccetera, dei decreti catenaccio, perché il decreto catenaccio alla fine è un'imposizione fiscale che viene fatta, che ben poteva essere, come si è visto, ben era programmata dal governo. La necessità del decreto legge in materia tributaria è esterna, nel senso che si vogliono evitare speculazioni, si vogliono evitare accaparramenti, se si sapesse prima, non è interna al sistema dell'articolo 77. E però già nella prima legislatura è stato ricordato, tutti i decreti legge approvati nel 1948, 49 e 50 riguardano la materia finanziaria, lo diceva prima il professor Cassis, è stato confermato. Quindi già abbiamo immediatamente una torsione del modello originario che era uscito dall'Assemblea Costituente. Non dimentichiamo mai quell'aggettivo che c'è nell'articolo 77, casi straordinari di necessità e urgenza. A partire dal 1950 abbiamo decreti legge che disciplinano anche altre materie che non sono quella finanziaria, ma che sono prevalentemente interventi diretti dallo Stato nel settore dell'economia. Come costituzionalisti che dobbiamo dire? Ci dobbiamo arrendere ad una prassi distorsiva? Questo vale per tutta la discussione. Io appartengo a quella categoria di costituzionalisti, forse un po' ingenui, che è convinto che il compito del giurista sia quello di ricordare sempre qual è la norma, finché la norma esiste, non è stata abrogata. Cioè, la famosa frase attribuita a Papiniano: il giurista si occupa di ciò che si deve fare a Roma, non di ciò che si fa. Siccome lui viveva i tempi di Caracalla, certamente quello che si faceva a Roma era molto lontano da ciò che si doveva fare. Però il giurista ha questo compito, può essere a volte abbastanza ingrato, ma se viene meno a questo non so cosa altro debba fare. Nella prima legislatura, altro tassello che di un mosaico che cominciamo a ricostruire, che è già stato molto acutamente ricostruito, nella prima legislatura, al minor numero di decreti legge comparativamente rispetto alle legislature susseguenti, abbiamo un elevato numero, qui mi rivolgo agli esperti, molto più esperti di me, abbiamo un elevato numero di leggi approvate in commissione. Cioè la prima legislatura ha forse una delle percentuali più alte di leggi approvate nelle commissioni in sede deliberante. Cosa succedeva in realtà nella pratica? L'opposizione di sinistra, soprattutto il Partito Comunista, minacciava di fare uso del terzo comma dell'articolo 72, che è quello che consente di tornare al procedimento ordinario su richiesta di una percentuale della commissione, cioè su un quinto della commissione,
E di fronte a questa minaccia che avrebbe, come dire, inceppato l'andamento, l'iter legislativo, si ottenevano nelle commissioni dei compromessi. Cioè il consociativismo nasce già dalla prima legislatura. Bisognerebbe andare a vedere tutte le leggi che sono state approvate in quel periodo per vedere quanto l'opposizione di sinistra, che nel teatro politico generale, sulle piazze, nelle strade, nella pubblicistica, era un'opposizione dura al governo centrista, poi nel chiuso delle commissioni parlamentari, facendo uso di questa dialettica, chiedo il rinvio in aula, no, per cortesia non lo chiedere, dimmi quello che vuoi, vediamo come possiamo metterci d'accordo, realizzava una stanza di compensazione che ha funzionato per un certo periodo. Io lo chiamerei consociativismo parlamentare occulto, nel senso che era occulto al grande pubblico, ma non certo agli addetti ai lavori che conoscevano bene la situazione. Però il grande pubblico era un teatro di scontri epocali, anche sanguinosi, e poi non vedeva quello che succedeva nel chiuso. Un illustre studioso del diritto parlamentare, Andrea Manzella, ha scritto che questi percorsi parlamentari si potrebbe fare come facevano i vecchi geografi, che non conoscevano cosa c'era in alcune zone, in alcune regioni, scrivono hic sunt leones, nel senso che non si sapeva bene cosa era successo, cioè in questi percorsi. Ma ci sono già in questa prima legislatura i primi segnali della tendenza del governo ad uscire dal modello costituzionale originario che è stato qui ampiamente tratteggiato, e io sottolineo sempre quell'aggettivo straordinario. E c'è un esempio, una perla, che allora fu oggetto di grande discussione e polemica, il decreto legge del 24 giugno 1952, numero 649, recante nuove norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie. Ditemi dov'è il caso straordinario di necessità e urgenza per le norme che riguardano gli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie. Fu già all'epoca fortemente criticato, perché alcuni, come dire, ben pensanti dissero: ma insomma, si poteva per un anno almeno continuare col sistema di scrutini e esami dell'anno scorso, non sarebbe cascato il mondo e si poteva fare una legge. E si poteva fare una legge ordinaria. Quindi già allora cominciò ad emergere una differenza che poi accompagnò tutto il decreto legge, tutta la storia dei decreti legge fino ai giorni nostri: la differenza fra urgenza del provvedimento e urgenza del provvedere. Urgenza del provvedimento, che mette in primo piano l'oggettiva urgenza e necessità, cioè l'urgenza e necessità vista sul piano oggettivo. Il provvedimento è urgente in sé e per sé. C'è stato un terremoto, una catastrofe, eccetera. Poi c'è l'urgenza del provvedere, ma l'urgenza del provvedere è filtrata attraverso la valutazione del governo, che è una valutazione politica, che è una valutazione che dice: io ritengo che nel mio indirizzo politico, secondo il mio indirizzo politico, secondo le finalità che perseguo, devo provvedere urgentemente, ma non necessariamente questa urgenza appartiene all'oggetto. L'urgenza appartiene al soggetto, alla valutazione che fa il soggetto istituzionale, che nel nostro caso è il governo, poi controllato successivamente dal Parlamento. Il decreto legge si espande man mano che aumenta la friabilità della maggioranza parlamentare. È stato detto, mi sembra che sia la spiegazione più piana, più accettabile. Quando una maggioranza parlamentare è compatta, al di là se sia composta da un solo partito, da più partiti, a quel punto non è necessario il decreto legge. Quando comincia una friabilità della maggioranza parlamentare, il decreto legge inizia la sua strada di strumento principe a disposizione del governo per compattare una maggioranza tendenzialmente friabile, appunto, che tende alla frantumazione.
E infatti abbiamo una riprova di fatto di questo che potrebbe essere solo un ragionamento teorico. Nella seconda legislatura, se si vanno a vedere i numeri, si registra un'impennata di decreti legge durante i governi Scelba e Segni, che erano governi, come dire, non stabilissimi, che erano esperimenti governativi che non avevano un consenso compatto all'interno del Parlamento. Quindi abbiamo due piccole isole all'interno di questa situazione abbastanza uniforme, che è quella dell'uso parco, diciamo, dei decreti legge, che sono i governi Scelba e Segni. E quindi questo ci dice che aveva ragione probabilmente uno studioso che ha detto che il decreto legge comincia a diventare un mezzo per ottenere dal Parlamento un consenso altrimenti perennemente in bilico, perennemente in pericolo. In altri termini, il governo si rivolge al Parlamento e dice: ma tu vuoi forse sparare con un cannone a un passerotto? Cioè, tu vuoi fare cadere il governo per questa cosa tutto sommato marginale, non molto importante? E questo appunto è necessario quando le maggioranze sono non omogenee. Io non penso, ecco, qui ho un'opinione un po' diversa da quella che si sente spesso, ma che non è stata ripresa, o almeno non è stata ripresa nell'interezza con cui si manifesta in altri contributi oggi, che il decreto legge deriva sia l'effetto di uno irrigidimento autoritario del sistema. Al contrario, è segno di debolezza. Lo diceva il professor Lupo ricordando la cosiddetta legge truffa del 1953. La legge truffa del 1953 che cosa fu? Fu un tentativo di codificare il centro. Tant'è vero che contro questa legge si scagliarono da destra e da sinistra. Cioè l'opposizione furibonda contro questa legge non venne solo da sinistra. La sinistra era quella più numerosa, che aveva più mezzi, ma non dimentichiamo che anche i monarchici erano fortemente avversi alla legge truffa, alla cosiddetta legge truffa, alla legge maggioritaria del 53. Perché? Perché già si cominciava ad avvertire la necessità di compattare. E non dimentichiamo pure che si tendeva, col meccanismo che tutti conoscete, a ottenere una maggioranza di 2/3 che potesse consentire la modifica della Costituzione senza possibilità di ricorso al referendum oppositivo previsto dall'articolo 100, previsto dall'articolo 138. Il decreto legge usato in modo parco e parsimonioso nella prima legislatura corrisponde ad un periodo che giustamente Paladin e altri studiosi definiscono il periodo di congelamento della Costituzione. Quindi paradossalmente noi abbiamo un uso molto rigoroso, aderente all'articolo 77 della Costituzione. Abbiamo visto che tutta questa aderenza non c'era, in un momento in cui la Costituzione era congelata. Il disgelo costituzionale comincia ad avvenire più in là, alla fine degli anni 50 e con l'inizio degli anni 60. Non erano stati attuati strumenti fondamentali della democrazia, il referendum, le regioni, la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura. Non dobbiamo dimenticare che in quel periodo un importante uomo politico e di governo definì la Costituzione una trappola. Gli storici sanno chi è, io non lo dico. Altre cause che sono state indicate di proliferazione dei decreti legge a partire dalla fine della seconda legislatura in poi sono state indicate: lo scarso decentramento legislativo verso le regioni,
la spiccata frantumazione dei ministeri, la progressiva amministrativizzazione della legge. Non mi sembrano tutte cause decisive, perché anche dopo l'istituzione delle regioni, e anzi con l'espansione dell'uso della potestà legislativa regionale, i decreti legge hanno continuato alla grande. L'accorpamento dei ministeri che è stato fatto, un po' a fisarmonica, si accorpano, si scorporano, si riaccorporano, eccetera. Però l'accorpamento che è stato in realtà realizzato per certi versi non ha prodotto il risultato sperato. I decreti legge sono andati avanti anche sotto questo profilo alla grande. Non ne parliamo della delegificazione. Io sono fra quelli che si erano fatte molte illusioni sulla delegificazione, che avrebbe portato ad una diminuzione del fenomeno dei decreti legge. Non è stato così, sia per le forme, diciamo, strane con cui è stata realizzata, già progettata e poi realizzata la cosiddetta delegificazione, sia per il fatto che è continuata nell'epoca contemporanea fino a oggi la riluttanza dell'alta burocrazia italiana ad assumersi responsabilità e farsi coprire dai politici con l'atto avente forza di legge. Quindi non mi sembrano cause abbastanza soddisfacenti, come non è soddisfacente appunto il nesso tra autoritarismo e decreti legge. Io vorrei notare, ma è stato già messo in luce, ma c'è una citazione testuale che si può fare, che la legge 19 gennaio 1939 numero 129, che è la famosa legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, limitò l'uso dei decreti legge alle sole cause di guerra e alle urgenti misure di carattere finanziario e tributario. Forse a questa pensava Mortati quando ha presentato quell'emendamento. E certo, perché il Duce era sicuro della sua maggioranza parlamentare, aveva strumenti validi per tenerla ordinata, per tenerla compatta. E vorrei dire che il legame tra abuso dei decreti legge e la debolezza dei governi si può cogliere molto bene in un discorso tenuto da Luigi Rossi alla Camera dei Deputati. Leggo poche righe perché è davvero scultoreo. Il decreto legge costituisce una tentazione per la pubblica amministrazione a risolvere questioni delicate e difficili non entro la legge, ma proprio contro la legge. È molto comodo all'amministrazione rompere col decreto una legge che reca impedimento. Occorre diminuire la pletora dei decreti legge, ma bisogna pure rendere agevole la legiferazione da parte del Parlamento con metodi svelti e rapidi. Sembra di sentire i discorsi di oggi, no? Come con la frequente limitazione della sua opera alla semplice delegazione legislativa. Anche questa era stata un'illusione che avevamo coltivato in molti. Aumentiamo la delegazione legislativa, incentiviamola e i decreti legge diminuiranno. La conclusione è stata che è aumentata la delegazione legislativa, bene o male fatta, esercitata all'interno dei confini della delega o all'esterno dei confini della delega, ci troviamo spesso a combattere con queste cose, però i decreti legge non sono diminuiti, quindi l'effetto complessivo, la somma, come dire, algebrica di questo è che è aumentato il potere normativo del governo. Cioè, non sono diminuiti i decreti legge, ma è complessivamente aumentato il potere normativo del governo, cui si sono aggiunte poi tutte le piacevolezze della cosiddetta delegificazione, i decreti misti e altre cose che poi furono messe da parte, ma che hanno, come dire, che ci hanno allietato. La cosa interessante è che questo discorso di Luigi Rossi alla Camera dei Deputati è la data 12 maggio 1922. Accadde qualcos'altro in quell'anno? Quindi Rossi, che si scagliava
Il 12 maggio del 1922 si scagliava contro il governo dicendo fate troppi decreti legge. Si scagliava contro il governo più debole che si potesse mai immaginare. E lui stesso è stato, credo, ministro sottosegretario nel governo Facta. Facta, quello del nutro fiducia, no? Facta nutriva fiducia e faceva decreti legge proprio perché nutriva fiducia. Un'altra causa che viene attribuita, che viene evocata come fattore dei decreti legge è la lentezza dei lavori parlamentari. La lentezza, sono troppo lenti. In realtà non è la lentezza dei lavori parlamentari, che addirittura in uno Stato ben ordinato una certa lentezza non è male, se ci si limitasse nella normazione a fare veramente leggi e non leggine e micro leggine. Cioè grandi leggi richiedono una ponderazione. Ma è appunto la tendenza a frantumarsi della maggioranza parlamentare. Sono porre termini troppo stretti al Parlamento per la conversione è strano la forma di governo parlamentare, a mio modesto avviso. Noi lo troviamo questa fissazione di termini molto stretti nell'articolo 18 della già sullodata legge 129 del 39 che abilitava il governo a provvedere con decreto se le commissioni parlamentari non avessero approvato un disegno di legge nel termine loro affidato. Inversione. Ma c'è anche l'articolo 47, come è noto, della Costituzione francese, che a proposito dei disegni di legge in materia finanziaria stabilisce se il Parlamento non si pronuncia nel termine di 70 giorni le disposizioni del disegno di legge possono essere emanate mediante ordinanza. Anche questo, voglio dire, è un elemento che non collima con la forma di governo parlamentare, infatti quella non è una forma di governo parlamentare, almeno secondo il mio modestissimo punto di vista. Un parallelo viene alla mente e mi avvio a questa forse mia troppo lunga intervento. Mi viene in mente un parallelo che è legato proprio alla situazione del presente, del presentissimo, perché come il presente si nutre del passato, ed è la proliferazione dei decreti legge nel campo legislativo e la prevalenza ormai decisa della tutela cautelare nei procedimenti giurisdizionali. Cioè la tendenza ad anticipare gli effetti di procedimenti che, se seguiti nella loro ordinarietà e nella loro fisiologia, si ritiene che sarebbero rimanderebbero le decisioni alle calende greche. La lunghezza oggi del processo, sia civile che penale, che è amministrativo, porta ad un uso abbondantissimo della tutela cautelare. E quando è tutela cautelare nel campo civile, con il famoso 700, nel campo amministrativo, con le sospensive, eccetera, quando è tutela cautelare nel campo penale, comincia a diventare un problema più complicato. Ed è la stessa razza che porta il governo ad anticipare immediatamente gli effetti col decreto legge, cioè si aggira il procedimento previsto dalla Costituzione e dalle leggi per arrivare più facilmente a risultati che poi sono, in entrambi i casi, risultati spesso precari, risultati spesso contraddetti dall'esito finale del procedimento ordinario. Non tocca a me dire quali sono i rimedi per una situazione di questo genere, forse potrò dirlo a partire dalla fine del giugno, quindi posso fare solo un discorso di carattere generale e una considerazione che io vado facendo per ora, che forse dovrebbe essere più presente anche a chi dentro, fuori, saggi, si occupa di questa cosa. Cioè la,
Oggi si dice che la causa di tutti i mali in Italia sono i partiti e la partitocrazia. Indubbiamente i partiti hanno colpe enormi, colpe storiche, ne hanno fatte di tutti i colori. Non mi metto la toga dell'avvocato difensore dei partiti politici in questa sede. Però mi permetto di osservare, e su questo veramente concludo ovviamente in modo insoddisfacente, con una cadenza interrogativa, ma difficile dire cose conclusive su questo tema. Mi permetto di osservare che la polemica contro i partiti e contro la partitocrazia oggi è una polemica contro i defunti. È quasi al limite del vilipendio di cadavere. Perché i partiti, così come ce li descrive l'articolo 49 della Costituzione, non esistono più da tempo. Ci sono aggregazioni di soggetti attorno o a un capo solo, quando questo è dotato di grande carisma, o a tanti capetti, quando hanno carismetti, diciamo, carismi più limitati, ma sono sempre aggregazioni soggettive, aggregazioni sulla base di elementi che non sono per niente quelli che voleva l'articolo, che aveva che sottostanti, quelli sottintesi e anche esplicitamente detti dall'articolo 49 della Costituzione, cioè la determinazione della politica nazionale. No, queste aggregazioni non avvengono per la determinazione della politica nazionale. Io sono rimasto esterrefatto molti anni fa, quindi non è una cosa di... Seguendo un dibattito televisivo, in genere evito di seguire dibattiti televisivi perché da una parte mi annoiano, da una parte mi buttano in una depressione profonda, per cui alla fine dico: perché devo andare dallo psicanalista, è meglio non aprire la televisione. Però mi capitò di seguire un dibattito televisivo in cui c'erano due opposti schieramenti politici con esponenti dell'uno e dell'altro che si accusavano ferocemente l'uno con l'altro di essersi copiati i programmi a vicenda. Questa cosa ci dice molto. Cioè non c'è quell'indirizzo politico che i nostri maestri ci hanno insegnato essere l'elemento vivificatore del sistema costituzionale. Senza indirizzo politico, e con tutto quello, vado molto per le spicce, con tutto quello che significa in termini di rapporti governo-parlamento, di divisione dei poteri, organi di garanzia, organi politici, salto tutto questo, senza quello parliamo di niente. Cioè parliamo di un involucro che rischia di non avere quei contenuti senza dei quali resta un involucro e quindi come involucro facilmente eliminabile, facilmente aggirabile. Forse sono troppo pessimista, però io penso che non sono tempi questi che invogliano un grande ottimismo. Grazie. Grazie molte. Presidente, ringrazio a tutti gli intervenuti, sia i relatori sia coloro che nel pubblico hanno seguito attentamente queste relazioni interessanti. Concludo con una semplice riflessione. Mi pare che questo seminario, con tutte le sue articolazioni ed i suoi approfondimenti, abbia mostrato una cosa che credo appartenga ai compiti della scuola, cioè produrre conoscenza per cercare di influire sul presente. E spero che appunto di queste occasioni ne avremo ancora tante. Grazie molte.